eravamo lasciati con il capolavoro senza tempo Demolition Girl e vi devo fare complimenti per le risposte molto creative. Helicoppa C o Attack on Titis sono di una qualità 100% voraccia, ma da veri intenditori è anche la risposta Ending E di Drakengard. Geniale! Sono sicuro che prima o poi mi tornerà utile. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Voracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non aver mai subito un leak. La puntata di oggi sarà ricchissima, mi raccomando guardatela dall'inizio alla fine almeno un paio di volte, perché anche questa volta vi chiederò qualche consiglio sui prossimi video da mettere in produzione. Prima di tutto però, supportatemi, sopportatemi e datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo da un angolo della poracciata licchissimo. Al momento su Epic Game Store è possibile riscattare gratuitamente Midnight Suns, un bello strategico di Firaxis, gli stessi di XCOM. Questo sarà poi sostituito da Idol Champions of the Forgotten Realms e Redout 2 a partire da questo giovedì. A proposito, un piccolo sondaggio, ma quanti di voi hanno mai acquistato qualcosa su Epic Game Store? Io penso di aver comprato uno o due titoli al massimo a fronte di decine se non centinaia di titoli riscattati gratuitamente, tanto per il gusto di dire vabbè, è gratis. Proprio per questo le esclusive Epic Game Store se le cagano in pochissimi e forse è anche uno dei motivi per cui Alan Wake 2 non ha certo registrato delle vendite stellari durante i primi 6 mesi di commercializzazione. Se non altro però, a partire dal prossimo ottobre sarà possibile acquistare una versione fisica del gioco. Su Telegram vi ho già condiviso il link al pre-order della Deluxe Edition che contiene anche il Season Pass, ma i veri temerari possono puntare in alto e svuotare il salvadanaio sulla massiccia Collector's Edition targata Limited Run Games. Dai, solo un pazzo comprerebbe una roba del genere. Tornando di prepotenza nel mondo della poracciata, è partita una corposa campagna sconti su Nintendo eShop, ovvero i saldi estivi. Che ne dite di una bella ricognizione su Deku Deals per capire quali giochi vale la pena acquistare durante questa estate caldissima? Scrivete pure scontoro nei commenti per preregistrare il vostro interesse. Oh, fermi tutti! Alzi la mano chi sta aspettando con impazienza Metal Slug Tactics. Ecco tu, sì, proprio tu, perché stai qui a perdere tempo? Corri! È appena uscita una demo su Steam di questo attesissimo tattico a griglia annunciato ormai anni fa. La versione di prova è disponibile in occasione della Steam Next Fest, quindi non temporeggiate. Se non stessi facendo questo video sarei già su Steam Deck a squagliare questa demo. Ma io dico, ma che ci frega di Netflix e delle serie TV quando basta tenersi aggiornati sul drama interno alla scena dei leaker? Siamo infatti già al secondo teatrale abbandono da parte di Midori in pochissimo tempo. L'astro nascente delle spifferate non autorizzate ha deciso di ritirarsi dal mondo dei leak perché inquietata dal pressing di certi individui appartenenti a Famibors che l'avrebbero stalkerata per scoprire la sua identità. Decisione più che legittima, però qualcosa mi dice che presto sentiremo parlare di nuovo di questa misteriosa figura. Anche perché se no, chi ce li dà i nomi in codice? Capisci che sei arrivato alla fine del ciclo vitale di una console quando l'ultimo aggiornamento del firmware non aggiunge nulla, ma non è un semplice stability fix. Serve piuttosto a rimuovere una funzione. Come già preannunciato, l'update 18.1.0 di Nintendo Switch termina ufficialmente il supporto a Twitter, o X, e ora non sarà più possibile condividere i propri gaming moments sul social di Elon Musk. Ma qual è il motivo dietro a una scelta del genere presa da qualche tempo anche da Sony e Microsoft? Il rincaro del costo di utilizzo delle API che renderebbe insostenibile a livello economico un'integrazione del genere. Bravo Elon! E chiudiamo questa prima parte con un potenziale leak che però un po' puzza. In America GameStop ha aperto i pre-order di Metal Gear Solid Delta, sia della versione base che della Collectors, aggiungendo un dettaglio un bel po' interessante, la data di uscita del gioco. Mentre il trailer più recente non si è sbottonato neanche sull'anno di uscita, per GameStop il gioco arriverà sugli scaffali il 17 novembre. Il post è stato modificato e la data rimossa, ma come giorno è proprio strano, si tratta infatti di una domenica, che coincide tra l'altro con la data di uscita del gioco originale. Se vi devo dire la mia, secondo me si trattava semplicemente di un placeholder messo a caso. Secondo voi? Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games.
Se siete appassionati di retro gaming, dovete assolutamente farvi un giro su Otogi Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini, insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otogi Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otogi Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otogi Retro Games e andiamo avanti. Ed eccoci alle notizie del giorno e si torna a speculare sul Nintendo Direct di giugno. A causa di un clamoroso quanto sospetto autogol di Inner Slot, gli sviluppatori di Among Us. A proposito, visto che il Direct sarà l'ultimo grande evento di questa estate 2024, che ne dite di un video riassuntone dove discutiamo di tutte le conferenze e di tutti i giochi che sono stati annunciati al loro interno? Magari una live discorsiva da trasformare poi in video. Fatemi sapere che ne pensate. Praticamente il 7 giugno sul canale YouTube di Inner Slot è stato pubblicato un video, ora rimosso, che presentava il nuovo aggiornamento di Among Us. Questo sarebbe previsto per il prossimo 18 giugno e il trailer terminava con un out now, cioè fuori ora. Chiaramente si tratta di un trailer fatto uscire per errore con largo anticipo e anche il link che rimandava al blog dove era ospitato il comunicato stampa rimanda ora a una pagina non esistente. Qui è abbastanza facile mettere insieme i puntini, visto che non sarebbe la prima volta in cui Among Us occupa uno spazio abbastanza importante all'interno di un direct, c'è chi pensa si tratti di un trailer pensato proprio per accompagnare uno shadow drop dell'aggiornamento che sarà svelato proprio durante il direct di giugno. Il 18 è un martedì e ci potrebbe stare come data, anche perché il tempo scorre e le settimane a disposizione, escluse questa, rimangono solo due. Quindi, secondo voi, Among Us ha spoilerato la data effettiva del Direct? La presentazione di Nintendo è prevista per il 18? Ragazzi, abbiamo un nuovo Metroid Prime 4 e chi c'era ieri sera in live sa già a cosa mi riferisco. Molti infatti avranno seguito l'Ubisoft Forward per avere nuove informazioni riguardanti Star Wars Outlaws o magari per vedere per la prima volta il gameplay del nuovo Assassin's Creed. Io invece mi sono veramente emozionato per le celebrazioni relative al 35esimo anniversario della saga di Prince of Persia. E per quanto sia felicissimo che Ubisoft stia riscoprendo questa saga leggendaria portando avanti tre progetti contemporaneamente, sono rimasto veramente deluso dall'aggiornamento riguardante il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo. Il progetto è stato mostrato la prima volta nel lontano 2020 ed è stato così tanto giustamente criticato da costringere Ubisoft a correre ai ripari, togliendo il progetto ai neofiti di Ubisoft India per darlo in mano a Ubisoft Montreal. A fine 2023 lo studio ha dichiarato che il progetto aveva raggiunto un importante traguardo, quindi il teaser di ieri sera ha fatto veramente male al cuore. Cioè praticamente quello che è stato mostrato è solo un logo teaser accompagnato da un generico 2026, del gameplay neanche l'ombra. Un'attesa che sta diventando un'agonia e che ricorda da vicino il triste destino di Metroid Prime 4. E a questo punto le scommesse sono aperte. Uscirà prima Prime 4 o il remake delle Sabbie del Tempo? E per concludere l'episodio di oggi ci tenevo a dare un aggiornamento a proposito di un leak molto interessante che riguardava la conferenza Xbox, che però si è concretizzato in un nulla di fatto. Ma che fine ha fatto la portatile Xbox? O l'Xbox portatile? I rumor volevano Microsoft pronta a svelare una portatile, ma quello che abbiamo avuto sono state solo le nuove Xbox All Digital e la serie X ultra costosa. Quindi si è trattato di un gigantesco buco nell'acqua, ma erano veramente delle speculazioni infondate? In realtà no, perché il giorno successivo alla conferenza, Phil Spencer è stato interrogato proprio su questo argomento da IGN e in modo molto scherzoso ha affermato quanto segue. Secondo me dovremmo avere una portatile. Il futuro dei nostri hardware è incredibile e sono elettrizzato dal lavoro che il nostro team sta svolgendo su differenti form factor e su differenti modi di giocare. Oggi abbiamo parlato di giochi, ma in futuro ci sarà l'occasione di ritornare sull'argomento e approfondire il discorso piattaforme e non vedo l'ora di farlo.
Bella prospettiva, vero? A questo punto dai, sbilanciamoci. Secondo me la next gen Xbox sarà sempre divisa su due differenti hardware, ma il posto della console meno potente, cioè quello di serie S, sarà occupato da una console portatile. Che ne pensate? E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto, nerdate duro. Io sono il Poro Direct, Michele Sus. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...